Da quando mi sono trasferita qui a Milano, ho smesso progressivamente di utilizzare i contanti a favore della carta o in generale di pagamenti elettronici. Questo sia per una questione di comodità, ma anche per avere maggiore consapevolezza delle mie transazioni, proprio come vi ho spiegato in altri video, e poi per non avere sempre mille scontrini in giro. In particolare ho iniziato a pagare con il telefono usando Satispay, che ormai utilizzo da qualche anno, sia perché ha tutta una serie di vantaggi che poi vi racconto meglio, ma anche perché ho scoperto che per i negozianti ci sono delle commissioni agevolate rispetto ai pagamenti con carta, e quindi ha tutta una serie di vantaggi per loro. E la cosa pazzesca è che qualche settimana fa il team di Satispay mi ha contattata lanciandomi una sfida, dicendomi: Fede, prova per una settimana a utilizzare Satispay per scoprire negozi locali intorno a te e effettuare acquisti tramite l'app. Quindi direi, sfida accettata, iniziamo subito! Di mente locale mi sono preparata una lista con le categorie degli acquisti che devo effettuare, quindi partiamo da cura personale perché devo comprare una crema solare per questo weekend, trasporti perché dovrò prendere il treno per andare verso il Piacentino, alimentari perché devo mangiare qualcosina in settimana, cibo fuori casa perché siamo in giro anche con Teo qua a Milano, di solito si mangia abbastanza fuori, quindi prevedo delle spese in questo senso, e commissioni varie perché devo stampare e spedire delle cose. Adesso con Teo ci cerchiamo una panchina e ci mettiamo con Satispay a ricercare un po' di negozi in cui effettuare i primi acquisti. Le panchine erano tutte occupate, quindi ci siamo seduti su un ceppo. Adesso facciamo una veloce ricerca per vedere quali negozi ci sono intorno tramite proprio l'app di Satispay con la geolocalizzazione. Facciamo fare tutto a Fede. Faccio tutto io, tu guardami Teo. Allora, io vi metto la musichina d'attesa. Allora, stavo cercando un po' gli alimentari, ma ho trovato un'erboristeria nei dintorni, quindi direi che possiamo andare lì, che dici? Perfetto, andiamo. Ottimo, andiamo. Teo, tra l'altro tu mi devi i soldi del pranzo, vero? Sì, te li mando con Satispay. Ok. Ok, mandati. Ricevuto, grazie. Buongiorno. Salve. Mi servirebbe una crema solare. Che protezione preferisci? Protezione 30, grazie. Vada bene sia per il viso che per il corpo. Ah sì, sì, va benissimo, perfetto. Costa 16,50. Ottimo, perfetto. Okay. Allora pago con Satispay, posso? Sì, certo. Grazie mille. Mi diceva 16,50, giusto? 16,50, esatto. 16,50. Inviato. Ok, arrivato. Perfetto. Mi diceva che voi siete qui da 40 anni, giusto? Sì, abbiamo iniziato proprio 40 anni fa e abbiamo iniziato sia con la cosmetica che i prodotti naturali, di curativo, le erbe. Mm-hmm. Infatti facciamo delle tisane personalizzate. Ah, benissimo, allora ripasserò. Ne abbiamo di diversi tipi. E siete due socie, mi diceva? Siamo due socie, sì. Lei è sua cognata? Io e mio cognato. Fantastico. E Satispay come mai avete deciso di... Allora, in quanto... cominciavano a chiederci anche per, non so, il letto DNA che costa 5 euro. Ah, ok, certo. Ci chiedevano di pagare con la carta e allora, visto che le commissioni si pagano... Perché avete meno commissioni sul cifre piccoli. Sì, perché piccoli. Fino a 10 non si paga niente. Fantastico, ok. Quindi non tutti ce l'hanno, però tanti possono sì, pagare in questo modo, certo. Ecco, quindi è stata una cosa positiva, ecco, per noi, fantastico. Certo. Posso chiederle questo periodo un po', comunque stiamo uscendo un po' dalla pandemia, così come avete vissuto questo... Non è stato il massimo questo periodo, come tutti gli esercenti. Ma adesso vi state un po' riprendendo? Pian pianino ci si sta riprendendo, ecco. Dai, allora speriamo che possa solo migliorare. Sì, che tutti stiano bene, che non si ritorni più indietro. Esattamente, ma quello dai. L'importante è quello, ecco. Perfetto. Ringrazio veramente tantissimo, signora. È stato un piacere, allora ripasserò volentieri per provare anche le tisane. Allora, volevo un po' di pane e poi prendo un po' di salato e magari anche qualcosa per la colazione. E poi prenderemo colazione tu, Teo, cosa? Zeta. Vuoi, veramente? Mangi salato? Ah, ok. Allora, ma vuoi una o più? Cioè, no. Quello che vuoi. Posso pagare con Satispay? Certo, sono 5,60. 5,60, ok, eccolo qua. 5,60, invia. Ok, inviato. Federica, giusto? Sì, esatto.
Chiara, giusto? Sì. Ci racconti un po' la storia di questo negozio? Allora, noi abbiamo rilevato questo panificio nel 2015. Okay. Siamo siciliani. Di dove? Provincia di Messina. Ah, un okay. piccolo paesino Nebro di Gallati Mamertino. Ok. Io in realtà mi ero trasferita qui nel 2012 con mia sorella per studiare. Poi nel 2015 abbiamo deciso di investire qua a Milano con tutta la mia famiglia. Mm-hmm. E quindi si sono trasferiti qua anche i miei genitori, abbiamo rilevato questo panificio. Posso chiederti come avete vissuto un po' questo periodo? Molto onestamente, per noi, io non mi posso lamentare. Siamo stati quei pochi fortunati che, a differenza di altri, che ha diminuito il lavoro, addirittura hanno dovuto chiudere. Noi invece, paradossalmente, abbiamo lavorato di più. Perché sai, la gente a casa, smart working, i bambini, fai fare una passeggiata, prendi la focaccina. Certo. E con Satisfy posso chiederti come vi trovate? Benissimo, devo dire, non abbiamo aderito subito. Mm-hmm. Siamo stati un po', diciamo, gli ultimi nella zona. Ok. Però è molto comodo, è molto veloce. Devo dirti che c'è anche un buon riscontro con la clientela, perché inizialmente anch'io non conoscevo l'applicazione, quindi non sapevo di cosa si trattava. Poi certo. Devo dire che l'ho conosciuto tramite i miei clienti che sono venuti da me a chiedermi: ma Satisfy, sai, è comodo. Ah, ok, tranquillo. Quindi sì, quindi di conseguenza abbiamo aderito e devo dirti ci troviamo molto bene ed è molto comodo, sì. Per voi è comodo anche per la questione delle commissioni, giusto? Esatto, perché per quanto siamo agevolati, essendo una piccola attività, siamo agevolati attraverso il bancomat, okay, o la carta di credito, però diciamo con Satisfy è ancora più facile. Perché sai, vengono qui un euro, una brioche, cioè con Satisfy mi conviene perché non pago niente di commissioni. Magari con la carta, col bancomat, quei 10 centesimi scappano, conviene Satisfy senza ombra di dubbio. Fantastico Chiara, sei stata gentilissima, grazie, noi non vediamo l'ora di mangiare. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie, ciao. Tra l'altro abbiamo avuto il 10% di cashback e guardando l'app ci siamo resi conto che stamattina qui in zona hanno tutti il 10%. Dato che venerdì pomeriggio dovevo partire per andare al weekend di yoga e digital detox a Castel Arquato, ho preso i biglietti del treno per Fiorenzuola direttamente tramite l'app di Trenitalia, su cui si può effettuare il pagamento con Satispay, che è veramente comodo e velocissimo e è una cosa che in realtà faccio già da un po' di tempo. Ogni volta che devo prendere un biglietto del treno, che sia sull'app di Trenitalia o di Trenord, pago sempre con Satispay e infatti ci metto veramente 2 secondi. E per quanto riguarda gli acquisti in cibo e alimentari, abbiamo scoperto anche il Frutteto Magico, un negozio di frutta e verdura fresca proveniente da tutta Italia, ma anche di altri prodotti tipici italiani come ad esempio formaggi o anche taralli, e come vedete un piccolo paradiso colorato, ricco anche di tanta simpatia e gentilezza. Infatti siamo stati serviti da Gianni, collaboratore di Ivan, il proprietario, che però purtroppo non siamo riusciti a conoscere perché in quel momento non c'era, quindi non abbiamo potuto fargli alcune domande, ma in realtà non vedo l'ora di tornare per gustarmi di nuovo la loro frutta e verdura fresca e conoscere finalmente anche Ivan. Posso pagare con Satisfy? Certamente. Perfetto. 11,60. Ok, allora 11,60. Perfetto, Frutteto Magico. 60. Invia. Cashback. Inviato. Perfetto. Accettato. Ottimo, grazie mille. Grazie, grazie mille a voi. E buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie. Vale. Ciao, ciao. E a questo punto prendo la parola io, visto che Fede si è dimenticata di registrarmi il voiceover. A quanto pare, da oggi, oltre a girare e montare i video, faccio anche la voce fuori campo. Comunque, ci siamo presi un fantastico gelato, ovviamente pagato con Satisfy, e Fede è riuscita a macchiare con la cioccolata tutto quello che poteva sporcare. Beh, almeno aveva l'1% di cashback per pagare la lavanderia. Oggi si conclude ufficialmente questa sfida, una settimana solo con Satisfy. Ho scoperto davvero tantissime realtà nella mia zona. Senza questa sfida probabilmente sono negozi che non avrei mai scoperto e quindi mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro sono rimasta molto stupita di vedere che davvero così tanti negozi hanno Satisfy. Da utente in questi anni non me ne ero resa conto e invece ci sono davvero tantissimi negozi di ogni tipo, quindi volendo davvero si potrebbe usare solo quello per fare acquisti. Mi ha fatto quindi tanto piacere scoprire e conoscere
conoscere meglio i negozianti della mia zona, sia perché ho avuto la conferma che l'utilizzo di Satispay per loro è molto vantaggioso, ma anche perché mi sono resa conto che abbiamo tante realtà commerciali intorno a noi, ognuna con la propria storia e la propria offerta, e decidere di fare acquisti presso queste penso sia un bellissimo modo per supportarle, soprattutto dopo il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ma come avrete capito, i vantaggi non sono solo per i negozianti, ma anche ovviamente per gli utenti di Satispay. Infatti volevo fare con voi un piccolo tour dell'app per fare un recap di quelli che sono i pro di usare Satispay come metodo di pagamento. Oltre alla geolocalizzazione, che come abbiamo visto rende molto semplice e immediato pagare in negozio e in più permette anche di scoprire nuovi negozi, nuove attività intorno a noi che magari non conoscevamo prima, c'è anche il cashback che, se attivo nel negozio in cui vogliamo pagare, ci permette di risparmiare il 5-6%, a volte addirittura anche di più, e quindi avere effettivamente un risparmio dall'app. In più, proprio in questo periodo, se si mette una disponibilità settimanale su Satispay di almeno 200 euro, si ha in più anche l'1% di cashback su tutti gli acquisti fatti nelle attività presenti in Satispay, quindi anche questo molto interessante, e io ad esempio in questi giorni ne ho proprio approfittato. Altre funzionalità presenti su Satispay in realtà sono tante, ad esempio c'è comunque il cashback di Stato, che come sapete è incorporato nei pagamenti elettronici in questo periodo. Ecco, su Satispay lo potete attivare anche qui in modo tale da non perdere anche questo vantaggio. Ci sono poi le ricariche telefoniche che si possono fare, i pago PA, i bollettini, anche pagare magari il bollo di auto e moto, questi sono sicuramente interessanti. In più c'è la parte di risparmi, infatti il cashback che si risparmia ad ogni acquisto, ad ogni transazione effettuata tramite Satispay può essere inviato anche all'interno di questo piccolo salvadanaio, e si possono impostare delle regole per creare proprio dei salvadanai che ci permettono magari di risparmiare delle cifre che possiamo usare in vacanza o per farci dei regali o fare dei regali ai nostri amici. A proposito di amici, c'è anche la funzionalità buste regalo, che permette proprio di fare dei regali ai propri amici, magari inviando loro una certa somma con anche un messaggino personalizzato, e anche questa secondo me è una cosa molto carina e una funzionalità relativamente nuova. E poi in realtà, andando in contatti, c'è anche la possibilità, oltre a scambiarsi denaro tra utenti di Satispay, come abbiamo fatto anche io e Teo all'interno di questo video, c'è anche la funzionalità dividi spesa, che permette di fare una spesa di gruppo, magari si è a cena al ristorante e non si vogliono fare diversi pagamenti su Satispay alla struttura. Ecco, un utente può organizzare una spesa che, aggiungendo poi gli altri utenti che devono pagare, viene automaticamente divisa tra tutti i profili e portafogli Satispay. Quindi insomma, come avete visto, le funzionalità sono davvero tante e io vi invito a scoprire direttamente scaricando l'app. Tra l'altro, con il mio codice invito Federica Mutt, se non sbaglio, vi lascio il link qui sotto in descrizione, potrete ricevere anche 5 euro alla vostra iscrizione, quindi avrete comunque regalati 5 euro per iniziare a provare Satispay. Ringrazio ancora Satispay per averci proposto questa sfida e questa collaborazione, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Io come sempre vi lascio qui accanto altri video che spero possano esservi utili, e vi auguro una splendida giornata. Ciao! Oh.